Io comincerei, se voi siete d'accordo, aspettando parcheggio, parcheggiatori, veri, presunti, desistenze di fronte alle difficoltà del momento, e comincerei appunto dalla secondo capitolo di questo libro. Capitolo che è una concessione, diciamo così, alle mie curiosità napoleoniche, e quindi prende come data il 1 luglio del 1798, che è il giorno in cui, in un'alba, infatti si chiama Alessandria all'alba, in un'alba lattiginosa, così immaginano di vederla coloro i quali sono lì sulle navi di Bonaparte, le truppe francesi sbarcano da Alessandria d'Egitto. C'è tuttavia nel capitolo un ritorno indietro. La storia, come dico nelle prime righe, non comincia il 1 luglio del 1798 all'alba nel porto di Alessandria, ma bisogna tornare un po' indietro, affidarsi ad un personaggio di grandissimo interesse, un protagonista, non direi dei minori, forse non dei più conosciuti, ma comunque importante, dell'illuminismo francese, che si chiama per esteso Constantin-François de Chasseboeuf, che non è un cognome elegantissimo, e che invece noi conosciamo più facilmente, più diffusamente, come Volney. Volney, che da quello che io ho appreso lavorando su di lui, è la crasi di Vol, che sta per Voltaire, e poi invece Né, che invece allude a Ferney, che poi è diventato Ferney-Voltaire, che era il luogo, come voi sapete, al confine tra la Svizzera e la Francia, in cui Voltaire ha trascorso larga parte della sua vita. Insomma, voleva essere un omaggio, questo nome che doveva per Constantin sostituire l'ingombrante cognome Chasseboeuf, assai poco intellettuale, assai poco buono per salotti letterari, con questa elegante Volney. Uomo quindi dei lumi a tutta prova, uomo di cui rimangono volumi e opere importanti dell'illuminismo francese, e che poi è ricordato soprattutto per un testo che si chiama Le Rovine, e che ha un sottotitolo assai eloquente, ovvero Meditazioni sui destini degli imperi, che lui pubblica nel 1791, ma che è preceduto, e in qualche modo ne è la conseguenza, è preceduto da un viaggio che gli aveva fatto una decina d'anni prima sulle orme di Savary. Savary è un altro grande intellettuale dell'illuminismo francese, a cui dobbiamo un bellissimo viaggio in Egitto e Siria, che è del 1784-85. Sulle orme di Savary Volney si reca anche lui nel vicino Oriente, e le impressioni che gli ne ricava poi saranno restituite soprattutto in queste meditazioni, in queste rovine. Volney viaggia anche con l'idea che tutto sommato quello che ha detto Savary andrebbe meglio detto e meglio compreso, che Savary probabilmente si è lasciato troppo andare a qualche reverie orientaleggiante che non è propria dello spirito del tempo. Immagina quindi di volere fare un viaggio più erudito, più preciso, più filologico, più pieno, come dire, di riflessioni filosofiche e meno di impressioni letterarie, come sono prevalenti nell'opera di Savary, e attrezzato di questa maniera lo ritroviamo, ecco perché siamo un po' indietro rispetto al 1798, la data è quella, ma noi partiamo riprendendo un po' di rincorsa. Si ritrova una sera a Palmira. Palmira è allora, come ancora oggi, uno straordinario luogo di memorie e di rovine, e vi si ritrova, dobbiamo stare a lui, al suo racconto, sappiamo quanto egli abbia usato
qualche artificio letterario, e in realtà non sono queste le condizioni. D'altra parte, la piccola storia che sto per raccontare è una storia dichiaratamente letteraria. Si ritrova seduto su queste rovine di Palmira e lo fa sul declinare del giorno. La notte via via si sta, per così dire, avvicinando, al sole si succede l'ombra, succedono le tenebre, credo che abbiamo anche qui l'ombra cresceva, scrive, dico il giovane Volney perché a quell'epoca Volney non aveva nemmeno 30 anni, e nel crepuscolo i miei sguardi già non distinguevano più niente altro che i fantasmi biancastri delle colonne e dei muri. Importanti, i fantasmi biancastri delle colonne e dei muri, perché mentre in questa atmosfera fin troppo ben riuscita per immaginare che sia proprio autentica, ma tuttavia possiamo anche immaginare che è ben riuscita perché apparteneva al sentimento con il quale Volney si aggirava tra le rovine di questa antica e importante città, Volney è preso da una reverie, si direbbe, cioè comincia a riflettere su quello che poi diventa il punto di partenza poi dell'opera delle ruine, e in fondo, buonasera, così facendo c'è un filo abbastanza evidente con cui le ultime battute della di ieri delle pagine su Costantinopoli, che erano dedicate appunto al Maometto in cima alla cupola di Santa Sofia, Maometto II, il quale si ritrova tra rovine, tra macerie, e anche egli un momento, lo ricordate, abbiamo concluso con questo ieri, cioè alla fine anche i grandi luoghi maestosi, anche i luoghi dei trionfi sono poi soggetti al decadimento del tempo. Per Volney questa è l'esperienza di quella sera, cioè egli è seduto sul rovine di un'antica città e quindi in qualche modo è portato a riflettere sul senso del tempo. Che cos'è il tempo? Che cos'è la vita degli uomini e delle società? E in qualche modo questa potenza del tempo di riuscire ad eclissare le antiche glorie e a trasformare tutto in macerie e tutto in rovine, gli sembra imporsi. Gli sembra imporsi, questo naturalmente lo induce a melanconiche considerazioni, se non che in questo passaggio tra luce e ombra, tra notte e giorno, gli si materializza di fronte un fantasma. Un fantasma che comincia a parlare con lui, e quindi Volney confida a questo stesso fantasma la sua melanconia, le sue considerazioni su tanta grandezza ora sparsa nelle macerie che ha dintorno, l'impossibilità per l'uomo di sottrarsi a quello che sembra un destino, e qui la reazione del fantasma è vigorosa. Il fantasma dice, lo prendo proprio le sue parole, che poi dipende, sono anche parole della quarta di copertina, non credere, spiega come la pensa, non credere dunque che sia nel destino in Dio la spiegazione di una ineluttabile fine rovinosa delle cose, ma che sia nell'uomo, nella sua incapacità di evitare la corruzione, a sottrarsi ai richiami del potere assoluto o della ricchezza oziosa, la ragione della decadenza delle civiltà. La ragione della decadenza delle civiltà non è un fatto, non è un destino, è il frutto dei nostri errori. Così come i successi sono frutto dell'opera dell'uomo, così le decadenze sono frutto dell'opera dell'uomo. Il fantasma dà una lezione illuminista al melanconico Volney. E naturalmente è Volney stesso che ha recitato le due parti, per così dire, in commedia, e questo serve anche, come dicevo prima, a Volney per sottrarre la sua esperienza di viaggio e la narrazione della sua esperienza di viaggio da quegli orientalismi sempre pronti ad una condiscendenza verso un disegno generale che comprende ma anche assolve la natura umana, e invece
il fantasma spiega con molta determinazione quello che vuol dire. D'altra parte, avendo assunto questo nome di battaglia, sa già bene e vuole appunto che l'Oriente appaia per quello che il fantasma dice, cioè un luogo nel quale la decadenza non è frutto di una ineluttabile trasformazione delle cose, di una inevitabile caduta data dalla legge del tempo, ma invece il risultato storico, politico, sociale di una decadenza. Voldè combatte con queste armi, diciamo, con queste armi intellettuali, la battaglia della rivoluzione. È protagonista di tutta la prima fase. Tornato da questo viaggio, lui sarà uno dei protagonisti della fase, soprattutto tra il 1791-92, sarà insieme a Condorcet. Di Condorcet condividerà quindi sia il sogno di questa umanità redenta, quella che noi troviamo nel tableau dell'esquisse per una storia della felicità umana. Condorcet, voi sapete, si suicida in una soffitta dove si è rifugiato per nascondersi, essendo ormai incalzato dal giudizio, dalla condanna a morte dei tribunali del terrore robespierriano. E mentre Condorcet si suicida, proprio per evitare e anche per dare una testimonianza di fedeltà fino in fondo a quello che è stata la ragione della sua vita, la ragione illuminista, invece Volney riesce a scappare e va, come tanti altri, va in America in attesa dei tempi migliori. Nel frattempo aveva però avuto il modo di incontrare nel 1791-92, negli anni in cui maggiormente sono, come dire, intensi i rapporti con Condorcet, di Volney e anche la sua attività, ha avuto un modo, è andato in corsi, che ha avuto modo di incontrare il giovane Bonaparte. Si incontrano, lo sappiamo, perché Volney scriverà poi di Bonaparte, perché Bonaparte ricorda questo incontro con Volney. Nel 1791 è anche l'anno in cui appare la prima edizione delle Ruine, di queste meditazioni sugli imperi, e dobbiamo immaginare, naturalmente qui lo diciamo con la prudenza di un rapporto che non possiamo determinare, che in qualche modo quella lezione delle Ruine, quell'interesse per il mondo orientale che appunto Bonaparte rivela avviando la spedizione in Egitto, possa essere anche determinata dall'incontro precoce che gli ha avuto con Constantin-François de Chasseneuf e che gli ha raccontato di un Oriente nel quale non bisogna immaginare solo fascini e seduzioni quasi disorientanti, ma al contrario si va per apprendere la lezione della decadenza ed eventualmente, come proverà a fare Bonaparte poi nella campagna d'Egitto, anche la lezione della sostituzione di un processo di decadenza con un processo di rinnovamento, grazie a quella solida convinzione degli apparati della ragione, degli strumenti concreti che la ragione mette ormai nelle mani di chi segue il suo cammino e la sua traccia, che naturalmente è l'anima forte della rivoluzione francese. Quindi Bonaparte, quando partirà verso l'Egitto, è in qualche modo già allievo, e d'altra parte noi sappiamo che le Ruine appartengono alla piccola biblioteca di viaggio, piccola nemmeno tanto, perché sono 300 libri comunque, che Bonaparte si fa preparare da bibliotecari francesi per avviarsi alla spedizione. Una spedizione che, se lasciamo per un attimo il gioco così delle contiguità biografiche, degli incontri avuti e di quelli sicuri, diciamo, e meno sicure, le cose che si sono potute dire il giovane Volney e il giovane Bonaparte incontrandosi in Corsica nel 1791, se stiamo invece a dati più stabili, la spedizione in Egitto non appartiene solamente a qualche sogno ambizioso del giovanissimo ancora allora Bonaparte, alla sua inquietudine di vedere che in qualche modo i risultati
ottenuti nella campagna d'Italia dell'anno precedente, 1796-97, non impediscono di rimanere un po' ai margini della politica parigina, quindi è vero che è stato riaccolto come un trionfatore dopo la vittoria, dopo la pace di Campofornio e la vittoria ottenuta in Italia, la conquista della Lombardia, ma è vero anche che agli inizi del fine 97, inizio del 98, lui non tarda ad accorgersi che c'è bisogno sempre un po' di spolverare una fama anche se acquisita di recente, perché siamo in anni che macinano uomini, macinano vittorie, sconfitte, ascese e decadenze. Quindi Bonaparte ha in quel momento meno di 30 anni, 27-28 anni, ha bisogno di un'altra grande impresa, non ne vede in giro e quindi si mette al servizio non solo della sua stessa ambizione, ma anche di un obiettivo che i francesi coltivavano da tempo, direi almeno dalla fine della guerra rovinosa, fine della guerra dei sette anni, e cioè trovare una possibilità di contrastare, di affiancare, di rendere più difficile la espansione in generale che l'Inghilterra sta conoscendo così in America come in Asia, e soprattutto che sta conoscendo in India, dove almeno anche dopo la conclusione della guerra dei sette anni e almeno per tutti gli anni 70 e almeno negli anni 80 dell'Ottocento, in realtà la presenza francese è ancora forte e la contesa, il conflitto anche armato tra la Francia e l'Inghilterra sul terreno del controllo del Bengala prima e poi in generale poi di una parte significativa del subcontinente indiano è stata forte, si è conclusa praticamente quasi all'inizio del 1798, proprio da poco si è compreso che ormai la vittoria in questo conflitto andrà sicuramente agli inglesi. E l'Egitto, dentro questa conflittualità che dura dalla metà almeno degli anni 50 fino a tutti gli anni 80 del Settecento, è cresciuto, ci sono state memorie di Saint-Priest, c'è una memoria di Talleyrand addirittura alla Convenzione negli anni della Rivoluzione, in cui si dice che i francesi, per controllare il traffico con le Indie e per contrastare l'avanzata dell'Inghilterra nel subcontinente indiano, devono occupare l'Egitto, perché l'Egitto non c'è ancora il canale di Suez, ma l'Egitto è cerniera anche via terra, soprattutto la costa dell'Egitto significa controllare la costa del Mar Rosso e tendenzialmente poi del Golfo Persico, dove c'è una stabile presenza di commercio arabo. Chi controlla l'Egitto, scrive mi sembra proprio Talleyrand nella sua memoria, l'Egitto ha le chiavi dell'India. Quindi bisogna andare in Egitto, perché a quel punto, se noi controlliamo l'Egitto, anche la vittoria recente ottenuta su di noi dall'Inghilterra perderebbe gran parte della sua forza. Quindi questo è un tema che agita anche prima della rivoluzione e durante la rivoluzione la politica francese, si innesta in qualche modo, si accorda con le ambizioni e il quadro degli obiettivi personali di Bonaparte e quindi e naturalmente con il Volney e il fantasma di Volney, e porta ad una singolarissima, come voi sapete, spedizione. Una spedizione fatta, come dice uno dei militari che la racconta, sono tantissimi racconti sulla spedizione in Egitto, soprattutto di parte francese, perché ci sono un sacco di soldati che tornati raccontano, forse addirittura in più della stessa campagna d'Italia. E uno di loro dice, ma qui speriamo di trovare un equilibrio, perché ho l'impressione che stiamo imbarcando più telescopi che baionette. Cannocchiali che ballano in baionette, perché la spedizione è composta di circa 30.000 uomini a bordo di una flotta di quasi 200 navi, però ci sono anche un numero piccolo ma vigoroso, più di 300 savants, li chiamano i francesi, cioè sono scienziati delle più varie scienze, dall'archeologia ovviamente, ma anche alla botanica, ma anche alla zoologia, la letteratura, insomma la matematica, uno di questi
è quella singolare figura di Gaspar Monge, uno dei più grandi matematici del Settecento francese e del Settecento europeo, il quale era stato sedotto da Napoleone già da Bonaparte, già all'epoca della campagna d'Italia. Al punto che noi abbiamo, perché furono pubblicate una ventina d'anni fa, le lettere di Monge dall'Italia, sono straordinarie sia per la ricchezza delle informazioni, ma anche perché sono tutte scritte ad una moglie che via via questo dovete immaginare, un ometto, insomma, un maturo signore, un matematico illustre, il quale improvvisamente si accende di passioni guerresche, gira tutta l'Italia alle avventure più straordinarie e scrive sempre alla moglie che da un momento all'altro sarà finita, adesso devo andare a prendere quattro quadri che mi ha chiesto Bonaparte, devo vedere Volta a Milano, quindi non posso tornare. Ogni tanto queste lettere raccontano di un motivo per il quale egli non può fare il ritorno in patria. Non appena fatto il ritorno in patria, viene sedotto, per così dire, da Napoleone, infatti abbiamo anche le sue lettere dall'Egitto, e la prima dice, annuncia trionfalmente ad una moglie, a questo punto noi non sappiamo quanto ormai arresasi a questo irrequieto marito che immaginava membro dell'Institut, uomo di solidi studi e apparentemente quindi di una vita calma, e lui dice partiamo come argonauti, e si vede questo monge che si avvia verso l'Egitto pensando di essere Giasone sulla rotta del Vello d'Oro. Questi savants servono per fare quello che il fantasma aveva spiegato a Volney nella notte di Palmira, cioè devono sostituire alla decadenza dovuta ad un regime politico e ad un regime sociale iniquo e quindi corrotto e quindi causa esso della decadenza, devono sostituire i lumi della ragione, le grandi scienze, i grandi saperi, le grandi capacità di conoscenza che la Francia, prima di tutto, in generale l'illuminismo in Europa, ha messo ormai all'ordine del giorno. Il capitano Turman preferisce affidarsi alle baionette, e non ha torto, perché poi di baionette ci sarà bisogno non meno che di cannocchiare quando si arriva in Egitto, come vedremo tra poco. È una spedizione che, come dicevo prima, è accompagnata anche dalla creazione di una biblioteca numerosa di libri di viaggio, di economia che Napoleone si porta una parte, si porta con sé, e anche alcune delle navi di questa flotta si fermano a Civitavecchia lungo il cammino, perché a Civitavecchia viene imbarcata l'unica tipografia con caratteri arabi che possiede l'Europa, che è la tipografia del Papa e la tipografia del Vaticano, per ovvi motivi, per cui vengono imbarcate queste attrezzature tipografiche con i caratteri arabi che consentiranno quindi di arrivare e di poter immediatamente, come si fa, stendere dei proclami in lingua araba per dare il segno, come dire, che la civiltà sta arrivando anche in quella terra una volta grande e oggi resa terribile dalla corruzione di chi la comanda. Queste sono le premesse, naturalmente potrei dilungarmi a lungo su tutto questo, e che fanno da sempre della spedizione d'Egitto un'esperienza memorabile di incontro tra e di ambiguità, capite che è questo l'elemento che io sto introducendo, di ambiguità tra, per usare ancora il lessico del capitano Turman a bordo di una di queste navi, tra cannocchiali e baionette. Ci sono tutte e due sulle 200 navi. In qualche modo è una conquista armata, è una conquista politica. Ho spiegato prima le ragioni geopolitiche, come si direbbe oggi, per le quali la Francia, a prescindere da Napoleone, intendono andare in Egitto, ma al tempo stesso c'è anche un motivo culturale, un motivo intellettuale, un motivo di civiltà, e cioè c'è l'idea che l'Europa, in particolare la Francia, con la sua rivoluzione e con la storia culturale che l'ha preceduta, abbiano raggiunto un livello
di valori, un livello di acculturazione che è bene che altre parti del mondo possano vivere per redimersi da tradizioni che li hanno abbrutiti. È una vera e propria, oggi lo diremo con il linguaggio contemporaneo, esportazione della rivoluzione. Lo è con le armi e lo è con l'idea che noi abbiamo, noi europei, noi occidentali, noi francesi o loro francesi, come preferite, noi abbiamo raggiunto un livello di civilizzazione tale per cui non è solo il nostro diritto, ma è perfino il nostro dovere, come dirà poi in tutt'altri contesti e in parte anche con altri significati, agli inizi del Novecento, il fratello dell'uomo bianco. Cioè noi abbiamo avuto una storia che oggi ci obbliga, alla fine della storia, ci obbliga a portare ad altre popolazioni conoscenze, valori, esperienze di civiltà che senza le quali esse rimarrebbero in una condizione negletta, subumana, di oppressione, perché poi sono tutte realtà nelle quali la distinzione tra oppressi e oppressori, tra potenti e dominati, tra ricchi e poveri è più stridente, cioè sono mondi non solo poco liberi, non solo poco progrediti, ma sono anche mondi poco eguali. Tutto questo che presenta ai nostri occhi, soprattutto di contemporanei, naturalmente, problematiche molto complesse, e che già allora, come proverò appunto a raccontare, offre qualche smagliatura a questo impianto, si accompagnano ad un altro elemento che sono non tanto e non solo i richiami dell'Oriente, ma i richiami del passato classico. L'Egitto non è solo una terra d'Oriente, anzi, agli occhi dei francesi è meno una terra d'Oriente, è più una terra, per così dire, originaria della civiltà classica mediterranea, quale già allora e poi perfino noi ancora oggi abbiamo immaginato di conoscere, cioè con quelle cadenze, civiltà mesopotamiche, civiltà egiziana, poi le civiltà dell'Egeo, la Grecia, Roma. Questo è, per così dire, il decalogo, il vocabolario che noi apprendiamo nelle nostre scuole. Oggi un po' meno, ma sicuramente non l'abbiamo fatto. Quindi andare in Egitto significa, ma d'altra parte era apparso chiaro nel dialogo tra Volmè e Fantasma qualche anno prima, andiamo in un luogo che non è sempre stato così, anzi ha avuto lunghi e lunghi secoli nei quali esso è stato un potente impero e soprattutto il cuore di una civiltà che, come preferite, possiamo definire o mediterranea o civiltà classica, per quello che poi sono soprattutto gli esiti successivi, secondo quella genealogia, quel catalogo che ho appena detto. D'altra parte l'Egitto non è solamente l'Egitto dei faraoni, ma è anche l'Egitto di Cleopatra, è l'Egitto romano, l'Egitto imperiale, l'Egitto di Pompeo, e la colonna di Pompeo è uno dei monumenti che si sa che ci sono davanti ad Alessandria, e quindi il focus, per così dire, della narrazione dello sbarco in questa lattiginosa alba del 1 luglio del 1798 si centra sulla colonna di Pompeo. La colonna di Pompeo è un monumento che è stato largamente rappresentato dai viaggiatori, è un'icona molto diffusa, e questa colonna di Pompeo rappresenta agli occhi di chi sta per arrivare il segno di una precedente civilizzazione che, innestandosi su quella dei faraoni, aveva poi anche fatto sì che l'Egitto appartenesse alla più vasta coinè della classicità mediterranea. Roma è arrivata fino all'Egitto, la colonna di Pompeo lo dimostra, e quindi anche noi francesi oggi, Parigi è la nuova Roma, secondo alcune poi costruzioni, la politica imperiale di Bonaparte lavorerà molto su questo rapporto tra Parigi e Roma, il Louvre come il grande centro della
civiltà europea che si deve racchiudere tutti i suoi capolavori nella nuova capitale dell'Europa che è diventata Parigi, d'altra parte, così come lo accompagna Gaspar Monge da una parte, lo accompagna dall'altra un uomo già celebre ai suoi tempi, anche lui sedotto in qualche modo dall'avventura egiziana, che è Vivant Denon. Vivant Denon era stato anche a Napoli, viaggiatore, diplomatico qui alla corte dei Borbone di Napoli, sarà poi uomo che cerca di sopravvivere alle intemperie della rivoluzione, si avvia poi con questo ad una carriera assai luminosa, perché tornato poi dall'Egitto diventerà il costruttore appunto di quel Louvre di cui parlava in quel momento, e soprattutto con i suoi grandi volumi delle antichità egiziane costruirà il monumento, per così dire, culturale di questa spedizione. Vivant Denon sarà quello che regalerà questi 22 libri tra il 1815 e il 1821 a Pereira, quindi assai dopo, e in cui sarà raccolto tutti i disegni che gli ha fatto in quei mesi, tutto tutta la esplorazione di ciò che si può vedere nell'Egitto del tempo, noi la dobbiamo a questa opera monumentale, che forse ancora più della spedizione stessa, anzi certamente assai più della spedizione stessa, che avrà un esito militare piuttosto discutibile, rappresentano il grande risultato dell'impresa concepita da Bonaparte. Vivant Denon è uno di quelli che appunto in una prima fase porta l'entusiasmo dell'archeologo, quello che appunto sta per toccare la civiltà antica e metterla in contatto con la civiltà presente. Abbiamo anche non solo testimonianze tante di racconto dalla parte di chi conquista, dei vincitori, per rimanere al rapporto vincitori-vinti che corre lungo questo libro, ma abbiamo anche una serie non piccola di, comunque un paio almeno, di importanti testimonianze che sono di parte invece egiziana, arabo-ottomana, che ci raccontano lo stesso sbarco dall'altra parte. Allora, mentre voi avete questo sbarco che si fa proprio nel primo mattino con molta determinazione, dall'altra parte si ha la sorpresa, perché la notizia non aveva molto circolato. In effetti lo stesso Nelson, come voi sapete, viene tratto in inganno, immagina che non sia l'Egitto la destinazione, per cui insegue Napoleone dall'altra parte, ritornerà un mese dopo, ma ritornerà poi per la celebre battaglia di Aboukir, che azzera completamente la flotta francese messa maldestramente in una certa posizione al largo della baia di Aboukir, viene totalmente distrutta dalla flotta inglese di Nelson, e questo determina la singolare condizione di una spedizione in Egitto in cui gli inglesi non possono fare altro, certo non possono sbarcare, ma i francesi sono obbligati a mietere vittorie che non gli servono assolutamente a nulla, perché non potranno mai tornare in patria, perché non hanno più le navi, anzi al contrario c'è la flotta inglese schierata fuori della rada di Aboukir, e quindi dall'Egitto non si esce più. Questo addirittura a un certo punto porterà, non ne parlo qui, ma è un pezzo interessante di questa campagna, a un certo punto Napoleone ha addirittura l'idea, visto che non si può ritornare indietro, di continuare, di andare verso la Siria, la Palestina, conquistare i luoghi santi, forse raggiungere addirittura Costantinopoli. Insomma, l'entusiasmo del giovane Bonaparte era irrefrenabile, oddio no, non irrefrenabile, perché chi lo frena poi sarà il famoso Pascià di Acre, Ali Jezzar, detto Ali il macellaio, che impone un assedio della città di Acre devastante. Acre è una città fortificata, perché Acre era stata una grande cittadella crociata, quindi mi è capitato di andarci, e San Giovanni d'Acre è impressionante veramente, le mura gotiche, l'impianto gotico della città e la resistenza di cui queste mura resistono all'assalto delle truppe napoleoniche, e quindi in qualche modo costringono Bonaparte a
consigli più miti alla ritirata strategica. Insomma, il quadro militare della campagna d'Egitto è assai discutibile. I risultati in termini di conoscenze sono notevolissimi, sia sul piano delle conoscenze archeologiche, in qualche modo sono all'origine poi di quella scoperta decisiva che però non faranno a loro, ma lo faranno 10-12 anni più tardi con Champollion, della stele di Rosetta, e quindi la possibilità di una decifrazione dei geroglifici, e poi anche botanica, insomma tantissime cose. Lo sguardo di questo cronista ottomano che si chiama Yusuf al-Turki è uno sguardo stupito, perché alterna due immagini. Da una parte, in quell'alba egli dice: improvvisamente noi non vedemmo più il mare, perché questo mare era totalmente coperto dalle 200 navi della flotta di Bonaparte. Quindi improvvisamente ci alziamo la mattina, non c'è più il mare, dice al-Turki con una bella immagine, ci sono questi. Dopodiché, dopo il mare, scompare anche la spiaggia, perché quando arrivano a terra i soldati francesi occupano la spiaggia, e c'è questo senso di stupore, di improvvisa arrivo di qualcosa dall'esterno su cui poi si innesteranno reazioni più precise e più complesse che guarderemo un po' più avanti. La prima delusione, intanto entusiasmo, intanto anche diciamo relativa facilità dell'impresa, c'è un po' di resistenza, questo già un po' dovrebbe far capire le cose, c'è un po' di resistenza nella città, ma insomma si tratta di poca roba per un esercito di 30.000 armati, e armati bene come erano quelli che sbarcano quel giorno. Quindi la prima delusione è data proprio dalla colonna di Pompeo, non perché la colonna in sé non sia quel monumento che tutti quanti già conoscevano, avevano visto in qualche incisione, in qualche forma figurativa, ma perché l'incisione faceva vedere solo la colonna di Pompeo, faceva vedere tutto quello che c'era intorno alla colonna di Pompeo. La colonna di Pompeo, quando ci arrivano, la scoprono circondata da catapecchie, miseria, sporcizia, cioè non ha nulla di quella grandezza epica che consacrava l'incisione, lasciandola sola in mezzo a un presumibile deserto di rovine, ma al contrario è pienamente inserita, come tante volte accade di poter vedere persino ancora oggi, è pienamente inserita in un contesto urbano che è il contesto di una grande città, Alessandria, una grande città araba. Ed infatti già su Alessandria cominciano a nascere, loro rimangono circa 3 settimane ad Alessandria, poi da Alessandria puntano verso il Cairo. E sono settimane un po' sconcertanti. Già vi ho detto di questa colonna di Pompeo, e da come viene raccontato il soggiorno ad Alessandria d'Egitto, da parte soprattutto da parte dei soldati francesi, degli ufficiali in genere, sono quelli che stanno scrivendo, abbiamo un repertorio abbastanza nutrito di fonti memorialistiche di origine militare, cioè sono militari appartenenti alla spedizione che poi racconteranno la loro avventura in testi brevi, in testi più lunghi. E si comprende che molti di loro, ho trascurato di dirlo prima, in questi 30.000 che partono per la spedizione in Egitto c'è una larghissima componente di soldati che erano appartenuti alle truppe che avevano fatto la campagna d'Italia, intanto perché sono molto vicine, quindi sono tutti insomma pronti di nuovo a fare qualcosa, perché a settembre è Campo Formio e a maggio del 98 poi si parte per l'Egitto, e poi perché era tanta gente entusiasta, Napoleone si fidava di questi soldati che aveva avuto con sé e che avevano combattuto molto bene in Italia, quindi una larga parte, ma proprio larghissima parte di questi militari che vanno in Egitto erano già stati nei 2 anni precedenti con una parte in Italia. La loro idea
lo dico così un po' rapidamente, la loro idea di francesi era un'idea quindi che il Mediterraneo, che il sud cominciasse dall'Italia, e in Italia loro erano stati assai favorevolmente sorpresi e stupiti di quello che avevano trovato. Perché se io vi riporto i giudizi, anche qui la memorialistica militare fatta dai militari che c'erano sulle campagne d'Italia, ma lì abbiamo anche fonti assai più vaste, la sorpresa di trovare un paese di grandissima qualità civile, strepitosamente ricco. Ricco nelle famiglie, ricco naturalmente negli impianti urbani, ricco nell'agricoltura padana. Insomma, l'immaginario di, dobbiamo immaginare, ufficiali, talvolta soldati, persone, come dire, di una formazione abbastanza circoscritta. La loro idea dell'Italia era un'idea molto più oscura, molto più da tenere a distanza. Al contrario, l'Italia si era rivelata un paese meraviglioso. E immaginano, ripeto, sono in grande maggioranza gli stessi, immaginano che andando in Egitto troveranno più o meno le stesse cose. Troveranno le città, troveranno dei luoghi accoglienti, troveranno una ricchezza che è stata. Non hanno letto Bolognese, non hanno letto nulla, sanno semplicemente che stanno andando più a sud di un posto, che comunque in un paese importante, così come gli era accaduto 2 anni prima di andare nella penisola italiana. Nulla di tutto questo, nulla. Quindi lo shock culturale è molto forte ed è immediato. Cioè, ad Alessandria in Egitto è probabilmente la seconda città, loro immaginerebbero di stare in una grande città come può essere quelle che loro hanno visto, Milano, Bologna, e invece vedono tutt'altro. La colonna, vi ho detto. Ed ecco per esempio che cosa racconta nelle sue memorie Jacques Miot de Militon, che era stato uno. Questo Jacques Miot de Militon era stato proprio uno dei giovani collaboratori di Bonaparte, molto attivo soprattutto sia nei giorni dell'occupazione delle città toscane di Firenze, sia poi a Campoforte. E che scrive: questi costumi, queste case dalle finestre a griglia, questa solitudine, questo silenzio, questi cammelli, questi cani disgustosi e coperti di insetti, queste donne orribili che stringono tra i denti l'angolo di un velo di grossa tela azzurra per nasconderci il loro aspetto e i loro seni nerastri. Questo è il giovane Jacques Miot ad Alessandria nei primi giorni di luglio. Quindi un doppio shock. Intanto tutta la memoria dell'antico, lo dicevo prima nel caso della colonna, questo antico non si vede, mentre in Italia avevano visto l'antico dappertutto, monumenti, chiese che ricordavano l'antichità, l'arte, eccetera. Qui invece sembra che si tratta di piccoli frammenti di un mondo totalmente estraneo alla memoria dell'antico. Come dire, la struttura socio-antropologica sembrerebbe la più estranea ai loro occhi. Questo giudizio di Mio, che vi potrei ripetere, ci sono altre tracce in questo capitolo, io poi ho scritto abbastanza sulla spedizione d'Egitto, quindi in altre parti ho ricordato altri giudizi di cui adesso vi lascio, per così dire, vi faccio grazia, si accresce nel momento del passaggio da Alessandria a Cairo. Che non è la stessa cosa che andare da Milano a Bologna attraverso la pianura padana, ma si rivela una esperienza molto, ma molto impegnativa. Impegnativa per le condizioni, siamo a luglio, caldo devastante, comincia qualcheduno, e bisogna attraversare il deserto per andare un deserto costellato da qualche villaggio, ma insomma siamo in piena zona sabbiosa, desertica. Quindi miraggi, suggestioni, una stanchezza devastante.
vorrei trovarvi qualche descrizione di tutto questo. Miraggi, ma forse vi giungo subito al racconto più interessante, insomma, se lo leggerete lo troverete. Sono descrizioni di una natura ostile, non una natura benigna, e quel poco e quelle poche tracce di insediamenti umani ancora più ostili. Tra l'altro in tutto questo si aggiunge anche il suicidio di un generale molto amato dai soldati, che è Mureur. Non sappiamo bene in quale circostanza sia morto, muore però nel deserto, e aggiunge in tutto questo angoscia ad angoscia. E l'episodio che ho voluto riportare, che colpisce, mi ha colpito di più, perché ci introduce alle questioni di fondo, ci aiuta a parlare delle questioni di fondo che questo racconto consente, è nel secondo giorno dell'attraversamento da Alessandria al Cairo. Alcuni soldati francesi assistono a questo episodio. Trovano lungo il loro cammino una donna con un bambino che sono stati visibilmente abbandonati lungo la strada in mezzo al deserto, e che non hanno nessun mezzo di sopravvivenza, nessuna cosa. Questa donna va loro incontro chiedendo soccorso. Attraverso l'interprete i soldati capiscono che questa donna è stata abbandonata con il bambino da un marito geloso, quale ritiene che il bambino sia il frutto di una relazione adulterina della donna, e l'ha punita, quindi lasciandola abbandonata lungo la strada. La soccorrono, la fanno bere, le danno qualcosa da mangiare, e mentre stanno così facendo arriva un uomo visibilmente adirato, violento, è il marito della donna, il quale comincia a urlare parole per i soldati francesi incomprensibili, e a un certo punto strappa l'acqua che stanno dando i soldati, strappa il bambino dalle mani della donna, a un certo punto prende anche un coltello e ammazza la donna. A questo punto viene racconta l'episodio, testimonia che dopo aver ferito a morte la donna prende il bambino e lo scaraventa lontano, e dopodiché non scappa ma rimane immobile, dice il racconto. Poi, ottusamente feroce, resta immobile guardando fisso quelli che lo circondano e sfida la loro vendetta. L'uomo viene ovviamente fatto prigioniero. Quello che tuttavia stupisce i soldati francesi che raccontano questo episodio, a parte la violenza stessa dell'accaduto, è ciò che dice la gente circostante. Quelli che accorrono criticano, deprecano il gesto dell'assassino, del marito, ma lo fanno, raccontano i testimoni, perché dicono che lui ha sbagliato, non doveva uccidere la donna, ma la doveva lasciare morire di fame in mezzo al deserto, così come prevedeva la norma coranica, che prescriveva appunto che la donna fosse lasciata per 40 giorni nel deserto e lasciata morire di stenti per punirla dell'adulterio. E qui questo episodio, per così dire, fa scattare in qualche modo una coscienza di sé dei francesi. Francesi disorientati, abbrutiti quasi dai primi 15 giorni in quella Alessandria, quella delle grate, dei cani rabbiosi, eccetera, e che in qualche modo sta sprofondando quasi tra miraggi, sete, fatiche nel deserto, da un episodio come questo comprende la radicalità della propria condizione e avverte, in una misura che forse aveva avvertito solo letterariamente fino a quel momento, che cosa essi stanno a fare, ma anche quanto sia diverso il paese nel quale essi sono arrivati.
E da qui quindi, quando arriveranno al Cairo, essi saranno pieni di una coscienza di sé, di una forza di rappresentare effettivamente una realtà nuova. Tant'è vero che l'incontro poi che si verifica dopo la vittoria nella battaglia cosiddetta delle piramidi, quella nelle quali Bonaparte dice dall'alto di queste piramidi 40 secoli li guardano, eccetera, è un incontro su cui devo dire non si è scritto ancora abbastanza e tantomeno con equilibrio, ma è un incontro interessante perché per un verso i francesi adottano questa divisa che è, diciamo, la dichiarazione che leggiamo sul primo numero del giornale che loro pubblicano immediatamente quando arrivano al Cairo per diffondere, per così dire, il senso civilizzatore della loro presenza e che comincia con queste parole: non viviamo più in quell'epoca nella quale i conquistatori non sapevano fare altro che distruggere laddove giungevano con le loro armi. Oggi, al contrario, i francesi non rispettano soltanto le leggi, gli usi, le abitudini, ma anche i pregiudizi dei popoli di cui occupano il territorio. Lasciano il tempo alla ragione, all'istruzione di operare i cambiamenti che la filosofia e i lumi del secolo hanno preparato e la cui applicazione diventa ogni giorno più vicina. Sensatissime parole che naturalmente però hanno il punto di distinzione all'orecchio del nostro contemporaneo, già forse 50 anni fa non suonavano allo stesso modo, nel ritenere pregiudizi dei popoli di cui si occupano i territori le differenze che noi oggi con molta fatica continuiamo a considerare pregiudizi, ma che tuttavia talvolta riemergono problematicamente nelle nostre dimensioni di rapporto con l'altro, cioè parlo oggi di come noi intendiamo talvolta la difficile coabitazione con sistemi di comportamenti, di vite, di valori, di rapporti per esempio tra sessi, tra l'uomo e la donna, visibilmente diversi dai nostri e che non abbiamo, per così dire, più, direi, la forza o se preferite la iattanza, ognuno il suo giudizio, di definirle con la tranquilla chiarezza con la quale lo definisce il primo numero della Decade egiziana, cioè: per carità, noi non veniamo qui a devastare nulla, rispettiamo tutto quello che troviamo, usi e costumi, ma lavoriamo pacatamente, diciamo, e regolarmente per estirpare costumi e usi che noi consideriamo dei pregiudizi e sostituirli con tutta la calma che è necessario usare con i valori dei lumi della ragione. Questo è il programma, per così dire, civilizzatore con cui si presentano i francesi, che è poi quello che dà vita appunto alle esplorazioni archeologiche, alle indagini botaniche, alle misurazioni agronomiche, cioè sono tutti i lavori sui problemi del Nilo, delle esondazioni del Nilo, la fertilità, le condizioni per migliorare un'agricoltura che visibilmente può produrre di più di quello che produce, ma non ha né capacità tecniche né strumentazioni, per così dire, di nozioni tali da poter dare di più di quel poco che visibilmente essa dà. E dall'altra parte è anche vero che c'è l'incontro con una intellettualità arabo-ottomana che condivide un po' lo stupore del Turchi, del commentatore dello sbarco del primo di luglio, cioè è evidente che i francesi sono portatori di uno sviluppo materiale e intellettuale che incuriosisce e che forse varrebbe la pena di capire meglio e probabilmente ritradurlo dalle nostre parti. Questo si trova soprattutto in quella che è la cronaca più conosciuta di parte arabo-ottomana, che è la cronaca di Al-Jabarti, quale per esempio ci lascia una descrizione particolarmente invaghita della nascita della biblioteca dell'istituto
Napoleone fonda a Al Cairo un Institut d'Egypte sul modello dell'Institut de France che c'è a Parigi, quindi facendovi partecipare tutti i principali intellettuali, scienziati, sapienti del luogo, e costruisce poi una biblioteca, un edificio, diciamo, dell'Institut con una biblioteca, e il racconto che Al-Jabarti dà di questa biblioteca è un incontro nella quale, non so se io ne ritrovo adesso alcuni passaggi, ma nella quale si vede tutto l'interesse che una parte degli intellettuali egiziani annette a questo inatteso incontro con il mondo europeo e con la possibilità, e poi si giocano anche le condizioni tutt'altro che evidenti, ne parliamo dell'Egitto come un nome collettivo, ma l'Egitto mai come in quel momento è solcato da divisioni che sono divisioni sociali, divisioni politiche, c'è una crescente insofferenza per il governo tradizionale egiziano, che è quello della dinastia, della famiglia dei Mamelucchi. I Mamelucchi sono una dinastia locale, diciamo, ma che è sostenuta da un impero ottomano che con l'Egitto, quando aveva, si era avvicinato all'Egitto, aveva anche capito che una conquista pura e semplice sul modello di altre conquiste era assolutamente inimmaginabile, data la complessità e anche la forza delle popolazioni locali, che quindi conveniva appoggiarsi ad una famiglia, che sono appunto quelle dei Mamelucchi, che avrebbe esercitato, per così dire, il potere locale, ma agli ordini, per così dire, sotto il controllo di Costantinopoli, di Istanbul. Questa cosa durerà ancora poco ed sarà proprio, anzi, la campagna d'Egitto di Napoleone a scuotere definitivamente il ramo, perché subito dopo noi avremo la stagione molto interessante, intrigante di Mehmet Ali, e sia del padre soprattutto del figlio, che rappresentano negli anni 30, 40, 50, fino ad arrivare poi al canale di Suez, il massimo dello sforzo che l'Egitto farà per separarsi dall'impero ottomano e trovare una propria via nazionale, oserei quasi dire, che è modernizzatrice, che gli era impedita da questa presenza, diciamo, oppressiva di un potere mediatore e oppressore, una sorta di viceré che drena risorse e le trasferisce poi in parte a se stesso e in parte al potere centrale, o il mondo l'impero ottomano tutt'ora, che dagli inizi dell'Ottocento comincia ad andare visibilmente in affanno. Quindi l'Egitto non è un posto tranquillo, non sono tutti dalla stessa parte. Molti di questi, e Al-Jabarti è uno di questi, immagina che la presenza francese possa accelerare, come di fatto sta avvenendo, perché le vittorie militari sono ottenute in parte sui Mamelucchi, ma in parte sui generali inviati dalla porta ottomana, può servire a scuotersi dal gioco e dei Mamelucchi interno e soprattutto dal rapporto con l'impero ottomano, e domani forse portare ad una modernizzazione o nel quadro di un impero francese o in autonomia rispetto a quello che è stato la decadenza progressiva dell'Egitto una volta che si è legato alla porta, cioè dalla metà del Cinquecento in avanti. Questo spiega anche perché ci sono delle attese positive, diciamo, o almeno ci sono poi degli incontri positivi nei confronti dei francesi. Questo fa del periodo in cui i francesi si installano in maniera sufficientemente stabile al Cairo, fa del Cairo un momento, un laboratorio, come si dice oggi, particolarmente interessante di una mescolanza, di un meticciato. Da una parte abbiamo un po' di locali che cominciano a cogliere con interesse non solamente idee, valori, letture, libri, conversazioni con gli invasori, conquistatori, occidentalizzandosi nel piccolo, se vogliamo usare questa parola, ma dall'altra parte fa caldo, le divise sono divise di panno pesante, vestire all'europea è faticoso e poco alla volta gran parte di questi soldati, di questi francesi, cominciano, dicono tutti, a vestire all'ottomana, con
piccoli gilet, camicie fresche, pantaloni a sbuffo larghi, cioè tutto quello che rende assai più sopportabile e gradevole, e poi in qualche modo integrandosi con il popolo cominciano ad avere nei confronti della ricca gastronomia egiziana un atteggiamento prima prudente ma poi assai più interessante e condiscendente, o viceversa, insomma, un laboratorio di meticciato. Le grandi feste si fanno insieme, mescolano i segni del mondo islamico con le coccarde tricolori della Francia della rivoluzione. Come dice sempre Mio, noi prendemmo, appunto, le sedie vengono abbandonate, si usano i divani lungo le pareti all'araba, noi prendemmo, dice Mio, alternando descrizioni di banchetti alla turca, mercati colorati dove si trovano cose che nessuno aveva mai visto prima, noi prendemmo una parte delle loro abitudini. A cui fa da controcanto, più puntiglioso invece, sempre quel Turman, il capitano artiglieria, quello che aveva detto ci sono troppi cannocchiali e poche baionette a bordo, e che ci scrive a casa: la stravaganza dei costumi orientali infastidiva un po' i francesi che assistevano a quegli spettacoli. Sta parlando della festa per l'apertura delle dighe del Nilo, che è una festa delle molto importante, cui sono le acque del Nilo che entrano nei campi e comincia la stagione poi della semina. Infastidiva un po' i francesi che assistevano a quegli spettacoli. Gli uomini passeggiavano con gli uomini, le donne con le donne. Difficilmente si sarebbe potuto godere del piacere della loro società. Diciamo che Turman racconta il Cairo dei suoi giorni un po' come un viaggiatore avrebbe potuto raccontare un paesino del mezzogiorno d'Italia alla metà del Novecento. Tutto molto carino, eccetera, ma insomma un po' diverso. Mi spingo verso la conclusione. La campagna d'Egitto, come vi ho spiegato, non ha un grande esito militare, lascia queste tracce contraddittorie, diciamo, della possibilità di incontro, ma anche della risoluta distanza, spinge, direi, oltre, insomma, quando c'è stato il bicentenario della campagna d'Egitto, era il 1998, potete immaginare quanta reticenza, quanta difficoltà ad accogliere tutto questo ci fosse in un mondo in cui l'alterità, l'idea della esportazione della rivoluzione era all'ordine del giorno. Vedendola da vicino, e non possiamo certamente dare ai francesi quelle coccarde tricolori che si diedero tutte quante, non le darei nemmeno a chi li ospitava, però è un artigianato della convivenza, non so come dirlo diversamente, che pone questioni rilevanti nei termini della compatibilità delle alterità, della universalità dei valori cosiddetti universali, ma anche della difficoltà di fare a meno dei valori cosiddetti universali, dove è evidente che altre strade hanno raggiunto risultati che ai nostri occhi, che consideriamo universali, risultano difficilmente accettabili. Insomma, quei mesi della spedizione d'Egitto, colti attraverso questo, pone un problema di convivenze che nelle ultime righe del capitolo io provo a restituire anche ad ogni dimensione di vincitori e di vinti. Chi vince e chi perde in queste storie, come vi dicevo ieri, è il bilancio finale. E allora, confidando ancora sulla vostra pazienza, proverei a usare, come ho fatto ieri, gli ultimi due capoversi quasi letteralmente presi da quello che ho scritto. Partendo
dai dubbi che nella stessa esperienza di coloro che l'hanno fatta la campagna d'Egitto lascia in eredità. E utilizzando uno scrittore che ha scritto due volumi di memorie, che si chiama Dominique Di Pietro, e che ci lascia questo giudizio, per così dire, questo bilancio con se stesso, bilancio con la propria esperienza, scrivendo: l'osservatore che percorre questi paesi decaduti dalla loro antica gloria non può evitare di riportare il proprio pensiero all'Europa e di temere che l'ignoranza grossolana in cui languiscono oggi gli abitanti dell'Egitto possa un giorno venire ad abitare nel nostro mondo. Le scienze e le arti illuminano alternativamente ogni parte del globo e l'ignoranza viene ogni volta a racchiuderle nelle sue tenebre. Questa è stata già in passato la sorte dell'Europa, questa può tornare ancora ad essere, e purtroppo questa ragione è basata sull'esperienza dei secoli. Vedete che succo che ne ha tratto Dominique Di Pietro? Siamo partiti da Volonè, il quale parla col fantasma, il fantasma gli dice: vieni, vieni in Egitto, vieni e vedrai che lì capirai che c'è l'alternanza, ma addirittura che sono gli uomini che l'hanno costruita. E qui Dominique Di Pietro praticamente ha fatto tutto il giro. A questo punto il problema non è nemmeno più se l'Egitto sarà o no redento dagli immortali principi. Sono gli stessi immortali principi che potrebbero un giorno prosciugarsi nel luogo stesso dove è stata la loro fonte. Questa frase di questa idea che l'ignoranza possa di nuovo lambire le rive della Senna e del Tamigi, cioè che persino nei luoghi dove è sicuro che ormai essa si è stabilita, quindi non c'è più il Dominique Di Pietro nel 1818, scrive e pubblica allora le sue memorie di 20 anni prima, c'è l'idea che il processo di civilizzazione è un processo che, muovendosi così come può essere esportato, può ritirarsi da dove è nato. Devo dire che è una testimonianza, un succo straordinario che questo uomo riesce a tirare fuori da quello che ha visto. Cioè lui si è reso conto che sì, come dice il fantasma, la decadenza eccetera, ma in realtà c'è qualche cosa di più, c'è la difficoltà degli esseri umani di mantenere i livelli di civiltà. E capite che più passano i giorni della nostra vita di europei nel XXI secolo, più queste sette righe, compreso quello che accadeva mentre noi qui chiacchieravamo di terribile a Notre Dame. E allora queste sono i miei punti interrogativi di conclusione di questo secondo capitolo di questa alba del 1 luglio 1798, e mi chiedo: ha vinto dunque il fantasma che annuncia un secolo dove la storia si impone sulla ragione, ne offusca i sogni e ne alleva i mostri? Il fantasma che mentre la notte scendeva su Palmira aveva costretto François Constantin de Chassebeuf, detto volutosi Volney, a singhiozzare, a chiedersi angosciato se un giorno sulle rive della Senna o del Tamigi un altro viaggiatore simile a lui si sarebbe seduto al tramonto su delle mute rovine e avrebbe pianto sulla cenere dei popoli e sulla memoria della loro grandezza? O vince l'aurora di un giorno senza fine che scuote Volney e mette in marcia Rimbaud e le lancia più consapevoli, più pazienti, ma non meno temerari dopo la notte trascorsa alla conquista del loro sogno, delle loro attese desiderate, splendide ville, splendide città. Questo è un verso di Rimbaud. Rimbaud è stato a lungo in Africa e che viene ripreso da Pablo Neruda nel suo discorso di accettazione del premio Nobel che gli venne conferito e che recita presso a poco: e all'alba, armati di una ardente pazienza, entreremo nelle splendide città dove
l'ardente pazienza è il lavoro quotidiano che noi tutti dobbiamo fare per renderci capaci della conquista. Io mi fermo qui, come sempre, e aspetto qualche vostra osservazione. Beh, anche questa sera una lezione carica di suggestioni. Non solo, ma mi sembra che l'aver voluto isolare questo momento della storia d'Europa, ma che non è più storia d'Europa, perché non è solo, è molto di più, e questo lo sappiamo, i dati che hai esposto naturalmente ce lo confermano, e l'affacciarsi ad un mondo che tutto sommato pur sul Mediterraneo era un altro mondo. Basti pensare che fino allora, fino a Champollion, l'antico Egitto era indecifrabile, nel senso letterale del termine, no? E quindi quello che dal punto di vista militare può senz'altro essere visto come un fallimento, una sconfitta, qualcosa di non, che non porta, che non porta nessun ritorno, oppure scarso ritorno, da un punto di vista culturale importantissimo. E anche a partire dalla delusione di chi si affaccia e pensa di rivedere i resti dell'antica Alessandria e trova invece nel Settecento, no, si diceva paesaggio con rovine, qualcosa di molto più, di molto meno pittoresco, non lo so, delle incisioni di Piranesi. Sì, non sono le rovine dei monumenti caduti, sono le rovine delle case ancora in piedi. Sì, quindi ancora più deludente. Ecco, è sicuramente un momento epocale nella storia d'Europa, quei momenti dei quali non ci si accorge ovviamente negli anni successivi, ma il cui ritorno sarà importante in un secondo momento. Una domanda più puntuale: questo tipo di esperienza accompagna la spedizione d'Algeria 30 anni dopo? Per quando tu, diciamo, ne abbia, oppure cioè, è qualcosa che i francesi vanno più attrezzati, aspettano qualcosa di diverso, anche lì dal punto di vista militare è un episodio, poi la vera colonizzazione, perché poi in fondo a tutto questo c'è il tema di una colonizzazione che non è tale, non è quella che stanno facendo gli inglesi, gli olandesi nelle Indie, nei mari della Cina, i portoghesi, non è quella che è stata fatta nell'America Latina, nel Sud America, è qualcosa di speciale, è questa specialità che rende questo incontro qualcosa di assolutamente singolare nella storia del Mediterraneo, e che a quanto intravedo dall'avvio ad un altro discorso, fa partire un altro discorso. Ecco, il piccolo paragone con Algeri si può fare. È suggestivo, sì, perché in realtà non ho mai trovato, né io stesso l'ho fatto, e quindi ti risponderei maldestramente, ti rispondo maldestramente, nel senso che certamente la conquista di Algeri non ha la premessa suggestiva che c'è nell'immaginario di coloro i quali vanno lì, nel senso che noi riusciamo a determinare alcune tracce interpretative, come è accaduto stasera, perché a monte si vuole pensare la rivoluzione che avanza, non diversamente da come era stata la campagna d'Italia e come sarà gran parte ancora, almeno nella stagione fino al 99, ma probabilmente anche facendo un po' di venia anche dentro le conquiste napoleoniche dell'Europa, cioè è una civiltà che ha raggiunto con la rivoluzione il suo punto
drammatico di snodo e che poi si esporta. Sì, noi diciamo esportare in un senso naturalmente limitativo, in realtà per loro no, perché la rivoluzione nel mondo è la rivoluzione che poi in qualche modo potremmo dire affidata al momento socialista della espansione della rivoluzione permanente, una rivoluzione che si vuole per l'umanità. La rivoluzione francese nasce francese, ma poi si vuole per l'umanità, e come tale essa si immagina o preferisce immaginarsi, sia che vada in Olanda, sia che vada in Italia, sia che vada nel mondo tedesco, e sia che vada in Egitto. Da questo punto di vista non c'è nessuna differenza. Esattamente, non c'è nessuna differenza. Anzi, l'Egitto lo carica, come ho cercato di dire oggi, di ulteriori suggestioni, perché vai è quasi più che andare in Olanda, perché addirittura lì devi prendere proprio la fiammella di una cosa spenta in una grande città, confrontarsi e riaccenderla e riportare appunto ad un luogo che la civiltà ad altissimo livello l'ha già conosciuto, qualcosa che si è smarrito nel corso del tempo. L'Algeria non ha nulla di queste epiche di partenza, viene organizzata dai Borbone e poi seguita da Luigi Filippo, perché quel poco che è rimasto di pirateria della costa sud del Mediterraneo può essere ormai definitivamente spazzato via, non c'è ragione di tenerli lì, ormai sono anche questi dei relitti del passato, ci si può andare, in qualche modo è stata mercanteggiata la cosa già all'epoca della indipendenza greca, quando è evidente che i francesi, nonostante abbiano partecipato significativamente alla liberazione della Grecia, non riusciranno a mettere un giovane Borbone sul trono di Atene, che invece deve andare ad una piccola casa delle centinaia di piccole case tedesche, così l'equilibrio tra le grandi potenze non viene turbato, e però in cambio hanno una mano libera su questa spedizione in Algeria, a cui, come dire, pensicchiavano già da una decina d'anni, più o meno dalla crisi sostanziale delle reggenze tra il 1817-18 e via discorrendo. E poi si svolge, come detto tu, comincia un po' sulla costa Algeri, però poi c'è tutta la battaglia, la guerra civile successiva, che guerra civile, la guerra di conquista, la resistenza non piccola nell'entroterra algerino, che farà che più o meno non prima degli anni 40 l'Algeria si possa dire tra virgolette colonizzata. Quello che certamente è, però adesso questa è la risposta generale, che non aggiunge molto a quello che tu già sai, ma come dicevamo prima, questo sì, vedere se esiste una letteratura memorialistica algerina. I francesi non lo faranno, non lo hanno credo mai fatto, né lo farebbero oggi, dove sarebbe estremamente politicamente complesso affrontare una questione di questo genere, quindi è probabile che si tratti di una traccia che noi adesso ci rubiamo subito da te e mettiamo qualche uno a lavorarci, vero? Perché effettivamente sia in comparazione ma anche in sé, cioè quali impressioni, quali cosa si può tirar fuori da racconti di memoria della guerra d'Algeria, della conquista del 1830. Certo, l'universalismo poi rimane il tratto distintivo del colonialismo francese, questo sì lo sappiamo, con elementi assimilativi piuttosto che di pura sistemazione. Naturalmente per l'Algeria questo sarà ancora più vero, perché da subito viene immaginata non come una colonia destinata a produrre beni da esportare, ma come una colonia di popolamento, e quindi diventa poi quello che racconterò dopodomani. È un pezzo di Francia, per i francesi da una parte, per quelli che l'abitano è diventato un pezzo della Francia. Puoi stare il professore all'università di Algeri o all'università di Lione, più o meno con la stessa dimensione, non cambia assolutamente nulla, con problemi enormi che sono quelli che poi si scatenano negli anni 50 e negli anni 60. Ecco, spero di aver dato una risposta.
Anche oggi è venuto fuori il tema dell'incontro, più che dello scontro, incontro-scontro, il tema del rapportarsi all'alterità. In effetti anche ieri, e credo verrà fuori dopodomani, quando saranno toccati gli altri due episodi o, per meglio dire, date periodizzanti in quel caso della storia e dell'età contemporanea. E tuttavia il tema dell'incontro rimanda a quello dello sguardo, dell'angolo visuale prescelto. Mi spiego, io ritengo decisiva la questione dello sguardo nell'approccio alla ricostruzione dei processi storici. Ecco, allora vorrei sapere se è cambiato il tuo sguardo nel fare, nello scrivere questo, nel raccontare di queste quattro date periodizzanti, che poi sono anche il precipitato di processi plurisecolari, quindi della long durée di broderniana memoria, o se invece avevi già assunto, diciamo, un angolo visuale e ti sei mantenuto fedele a quello, no? A quella prospettiva, o se nel rivedere, nel rivisitare quelle quattro date, quei quattro momenti, di quelle quattro giornate, non ti sei poi accorto di averlo modificato, fermo restando che in ogni caso c'è uno sguardo, in ogni capitolo c'è uno sguardo incrociato, ma il tuo inizialmente qual era e se poi è cambiato? Arrivo poi a Vico, ma comincio. Francesco, vediamo un po' se riesco a segmentare la densa domanda che tu mi fai. Allora, vabbè, di alcuni mutamenti in corso d'opera ho detto ieri. Questo libro non era pensato per raccontare questo. E ha la singolare situazione del fatto che io l'avevo scritto per dire una cosa e alla fine, a partire dal problema del titolo, io ne ho scritta un'altra. Se voi mi permettete faccio una piccola deviazione, perché questa secondo me è la condizione costitutiva della storia come la racconta Borges in un celebre racconto dell'Aleph. Se mi ricordo, Borges è quel grande scrittore argentino, adesso poco frequentato ma proprio culto della nostra generazione, la biblioteca di Babele, forse nella biblioteca di Babele c'è un racconto che si chiama Pierre Ménard, autore del Quixote. Pierre Ménard, autore del Quixote, si racconta in breve la storia di un signore, Pierre Ménard, il quale ama totalmente, non direi follemente, anche se si potrebbe dire, il Quixote. Lo ritiene un libro straordinario, un libro che gli legge, rilegge, ama, cerca di penetrarne i significati più raffinati, se lo scioglie nella ricchezza linguistica. Insomma, Pierre Ménard è proprio sedotto da Don Chisciotte, appassionato da Don Chisciotte. Dopo lunghe letture e questa lunga passione, frequentazione, Pierre Ménard giudica che è venuta l'ora che egli stesso scriva un bel libro, forse non pare al Chisciotte, ma che egli stesso si deve misurare a questo punto con la scrittura di un
capolavoro, comunque di un libro, direi una testimonianza letteraria. Si mette, comincia a scrivere con grande attenzione, calma, pagina dopo pagina, con la stessa, direi quasi, attenzione con la quale aveva coabitato per tanti anni con questa sua passione letteraria che era il Quixote. Alla fine l'opera si completa e Pierre Menard ha scritto il suo libro. Questo libro è esattamente parola per parola, virgola per virgola, capitolo per capitolo, il Quixote di Cervantes. Se non che, dice Borges, al lettore quelle parole, che erano state scritte non all'epoca di Cervantes, ma venivano scritte da Pierre Menard, autore novecentesco, assumevano tutto un nuovo significato. Per quanto assolutamente identico, parola per parola, virgola per virgola, il Quixote di Menard non significava quello che aveva scritto Cervantes 3 secoli prima, 4 secoli prima. Quando io racconto questa cosa a voi oggi e ai miei studenti, io ritengo che questa sia la migliore spiegazione, in parte anche quindi rispondendo al suo amico, di che cosa sia lo storico. Lo storico è il problema dello sguardo, tu hai ragione. E quindi a me è capitato in miniatura di aver scritto queste cose pensando ad un significato di quelle parole. Quelle parole, quando ci ho messo poi la premessa, ma il corpo del libro io non l'ho più cambiato, non è che siccome era la verità dei vinti, ho semplicemente, anche sull'indicazione del, così, del tutto banale, che poi non è che nemmeno sapessero, mi dicevano solo che 4 storie mediterranee non si capiva bene, ma che mi dicesse, ma trovo un significato più profondo in quello che è scritto. Però da allora io ho dovuto immaginare di aver scritto un'altra cosa rispetto a quello che io avevo scritto. Questo è anche reso possibile qui, però, dal fatto che non solo oggi, ma sempre, quasi sempre, io ho lavorato sulle cosiddette fonti memorialistiche o secondarie, e comunque anche quando sono fonti primarie io le ho sempre lette, cercando di mantenere lo sguardo di chi le ha viste. Qualche volta ne abbiamo anche parlato, perché tu lo consideri un apprezzamento, talvolta qualcuno lo considera un limite, ma in questo modo, se tu usi le memorie, puoi fare le due cose: puoi porti con la freschezza dello sguardo di chi quelle cose le ha viste per la prima volta, non sapendo nulla di quello che sarebbe accaduto il giorno dopo, o al massimo, come il caso per esempio di Pietro, che scrive veramente 30 anni dopo, e quindi probabilmente è uno sguardo, ma anche quello per noi è uno sguardo. Basta che noi sappiamo che sta scrivendo nel 1818 e non nel 1798, devi giocare sulle latitudini, quindi quello che sceglie di ricordare o di raccontarci non è più solamente l'impressione del 1798, ma è un uomo che 20 anni dopo ci mette mano e le scrive. Ma questo è quasi, non è sempre scontato, perché su questo in genere gli storici attaccano delle diatribe sciocche, ma lo sguardo, sì, certo, ma pure se scrivi il giorno dopo è filtrato, ma anche la fotografia è filtrata, cioè il filtro non è un impedimento alla comprensione delle cose, ma è l'unico strumento attraverso il quale noi comprendiamo le cose. Quindi basta capire che c'è il filtro, guardare questo filtro e vedere che cosa si vede dall'altra parte del filtro, non è molto complicato. Però al tempo stesso, siccome appunto tu sei a distanza, non solamente puoi metterti nella freschezza di chi non ha tutto davanti a sé ancora disconosciuto, ma persino anche da parte di chi, come tu che leggi, hai tutto già conosciuto. Quindi si può attivare un processo, chiamiamolo un po' pomposamente ermeneutico, che io ho sempre trovato suggestivo e molto ricco, almeno per me stesso. Poi abbenta sua fata di belli. Ma l'intreccio tra un Cervantes e un Menard a me sembra sempre una cosa che nello storico può dare dei risultati ai miei occhi ottimi. Quindi lo sguardo, innanzitutto ti risponderei,
Per me è sempre uno sguardo in movimento, perché lavorando con la memorialistica, deliberatamente con la memorialistica, e non ponendomi le solite domande, ma sarà vero quello che ha detto, forse? Per me è vero. È vero perché l'ha detto, non perché sia vero. Io non so se, insomma, quante catapecchie c'erano veramente intorno a Pompeo, posso vederlo, alcune cose, è bene che io me ne faccia anche un'idea, ma non è la domanda. La domanda non è che c'è una verità. La verità è un processo ermeneutico che si costruisce nell'incontro di sguardi. E quindi c'è il mio sguardo, c'è il suo, c'è l'oggetto della cosa stessa, c'è un repertorio di sguardi che si è accumulato nel corso del tempo, o contemporaneo alla sua fonte, a chi scrive, o contemporaneo a chi legge, o per così dire a mezza distanza da chi scrive e da chi legge. Questa enorme possibilità di combinazioni conoscitive produce non una verità, ma produce un nuovo punto di vista, un nuovo sguardo che è sottoposto. Quindi qui dentro voi non, mai nessun libro, fattiamo le biografie proprio perché si prestano assai a questo gioco. Una cosa è la vita, dopodiché quale sia il vero Napoleone, al di là delle conoscenze di fatto che ci dicono che ha firmato quella pace, ma chi sia veramente Napoleone non è una domanda peregrina, è la giusta domanda, ma deve attendersi una risposta che è una risposta che cambia continuamente nel tempo, perché è il nostro sguardo che ne costruisce. Quindi da questo punto di vista anche il problema dei torri di non lo considererei come la ricerca di una legge bronzea della genuina, ecco, non mi vorrei lanciare nell'idea di come è fatta la storia, di corsi, di ricorsi. Certamente noi rimastichiamo continuamente passato e ne produciamo passato per altri che verranno dopo di noi, questo sì, e in questo gioco di produzione di passato è probabile che a volte ricalchiamo orme, simuliamo di essere un modello, ne inventiamo uno nuovo e poi dopo se lo prenderanno gli altri, ma è anche qui un gioco di sguardi, di specchi, di rinvii, di rimandi. Non lo bloccherei nella legge del fatto che ognuno è destinato poi a ritornare, non lo farei così. D'altra parte non avrei nemmeno la grandezza filosofica di Gian Battista Vico per poterlo fissare, dico solo quello che... Però credo che nella tua domanda ci fosse qualcosa di più. Il tuo sguardo, beh, devi capire anche, ma non è che lo devi capire, lo sai benissimo perché sei l'uomo che sei, che queste quattro scelte corrispondevano a gradi di conoscenza fattuale o a esperienze di ricerca o a sintonie profondamente diverse tra di loro. Costantinopoli mi aveva molto affascinato, l'ho detto negli ultimi anni, ma al tempo stesso non ero certamente un quattrocentista, quindi per me, mentre la scoperta memorialistica del Napoleone, dell'età napoleonica, ricalcava quadri che avevo già trattato, nel caso di Costantinopoli si andava proprio alla scoperta. Per il 43 napoletano ha funzionato moltissimo il rapporto con la memoria familiare, come talvolta sai che mi accade di dire, cioè quella Napoli io non l'ho vista, a parte che non è molto lontana da quella nella quale sono nato, ma non l'ho vista, però è il decoro, è lo scenario dentro il quale si è svolta l'adolescenza o la prima maturità dei miei genitori e di tante persone del mio mondo familiare che ho incontrato e di cui ho sentito parlare o mi hanno detto di loro. E quindi era un tentativo di dialogare di ritrovare cose. E per Algeri invece è valsa la suggestione così di questa mia domanda, insomma di questo mio interesse per la Francia, per questo strano destino che avevo visto proprio negli ultimi tempi ripreso. Ti raccontai una volta di quella conversazione che avevo avuto con Hollande quando c'era stato quel piccolo incontro all'Eliseo, dove tu vedevi proprio la difficoltà dopo il Bataclan di questa Francia degli immortali principi che non trovava più un bando nel suo principale esponente, cioè il Presidente della Repubblica Francese, uomo gentilissimo, coltissimo,
ci tenne a colazione per un paio d'ore per cercare di capire da noi che cosa si vedeva della Francia, ma era chiaro che lui stesso faceva fatica a capire che rapporto doveva avere la Francia con se stessa e con quello che era stata e che poteva, e che era ancora oggettivamente nel mondo. D'altra parte, ieri lo scatenarsi iconico, diciamo, intorno a questa Notre Dame, di cui adesso con un po' più di calma, 24 ore dopo, si comincia a dire che dal punto di vista storico-artistico non è che abbiamo perso chissà che cosa, perché quella è tutta roba ottocentesca, quella che sta dentro Notre Dame, anzi, proprio le statue dei re erano state rifatte apposta, perché voi sapete che la rivoluzione, quelle vere, stavano a Cluny, stanno ancora all'abbazia di Cluny, a 500 metri lungo Boulevard Saint-Germain, Boulevard Saint-Michel. Quindi, però naturalmente, per curiosità, il manufatto è quello che è, vederlo crollare totalmente sarebbe stato disastroso, recuperarlo non sarà complicato. Nell'Ottocento lo avevano fatto in una maniera post-ughiana, diciamo, lo rifaremo noi in un'altra maniera. E che Parigi, che è il cuore di tutto, ogni volta che noi agitiamo Parigi, agitiamo inevitabilmente più di Londra, che pure lo meriterebbe, forse come New York per le nuove generazioni del mondo XX-XXI secolo, ma ancora oggi si può dire, come ha detto Macron, ma lo dice con una forza che non avrebbe una parola detta da un italiano in questo senso. Interessante, perché noi potremmo bruciare il Colosseo, ma noi non potremmo dire la civiltà, no, non potremmo, perché il cuore di quella cosa è la Francia, che poi fa tutto e poi diventa l'illuminismo e la rivoluzione. E poi l'Europa borghese dell'Ottocento, che sta in piedi perché è successo in Francia. E allora certamente Santa Maria del Fiore, tutto è più tragico forse che perdere un po' di legni ottocenteschi dentro Notre Dame, ma nulla avrà la dimensione altamente simbolica che ha avuto in queste 24 ore quelle fiamme a Notre Dame. E quindi quando tocchi la Francia, a me è capitato per avventura di diventare, come dire, un paladino francese, uno che ci si è tante volte mescolato in tante maniere diverse nel corso della mia vita, e è chiaro che l'Algeria è un punto enigmatico. E poi lì io avevo, ma l'ho detto, avevo letto un libro straordinario, lo dirò, che è quello di Vassiva Tanzali, questa intellettuale algerina che ha raccontato nelle sue memorie, che si chiamano Una passione algerina, ha raccontato quegli anni, ma questo appartiene a cosa. Quindi i miei sguardi erano per forza differenziati da questo. Dopodiché dov'è che sono cambiato? Ma sono cambiato probabilmente nell'avere una coscienza ancora più profonda che ognuno deve appartenere al suo sguardo, avere tutte le curiosità del mondo, ma non immaginare che il suo sguardo si può arricchire, si può rendere più acuto, più profondo, più pacato, più paziente, più irrequieto, mettici tutti gli aggettivi, ma non diventa un altro. E io sono rimasto più vecchio europeo alla fine di queste scorribande di quanto immaginassi di essere. Vecchio europeo, così sì, come lo dico, vecchio tanto perché la mia età sta diventando un'età significativa, sarà. E europeo perché non so immaginarmi, aggiungerei forse anche un europeo della parte del mezzogiorno dell'Europa. Le mie domande sono sempre più ormai intenerite e partecipate dalla parte della sofferenza, perché vivo ormai da troppi anni in un mondo che non si può, che ti abitua a non vanagloriarti. Io lo vedo, insomma, abbiamo visto l'altro giorno quando abbiamo incontrato quello spocchioso Paolo Verri, la distanza che c'era era tra un uomo da magnifiche sorti e progressive, e tu che non è che sei uno smagato, non è che sei uno che vuole fare il Tomasi di Lampedusa in XVI, ma sai che quando ti metti su questi terreni le cose sono troppo più complicate. È forse sbagliato, forse bisognerebbe semplificare, a volte la storia lavora per semplificazione, ma non lo farà con me, non so se riesco a spiegare, come non lo farà con te, troverà un altro da qualche altra parte, un vichingo, un unno, ma non lo può fare con noi, perché noi quando ci mettiamo su queste strade abbiamo una tessitura così raffinata, così millimetrica e così fine. No, ce l'abbiamo tutti, perché io anche qua, essendo un napoletano di ritorno, come tu sai, io queste cose le ho più ricapite. Forse tornavo perché avevo bisogno di quelle tessiture, le sentivo dentro di me, non le trovavo intorno.
però quando sono stato qui, e naturalmente poi con tutte le critiche, con tutte le deformazioni a volte troppo condiscendenti, accondiscendenti, escusanti di debolezze che non si devono scusare, ma insomma, comunque europei, cioè, è così, è così. E siccome tutto questo, naturalmente, le mie esperienze, i viaggi, anche la convivenza con un mondo che si chiama l'orientale, quindi un mondo pieno di gente che invece ha trovato le sue soluzioni assumendo sguardi altrui e facendosi forte, giustamente io non sto facendo un discorso, però io mi sono scoperto nel confronto con queste cose che in fondo l'apparato generale del mio sguardo rimane più ricco. Certo, quando vedo per esempio la bellezza di quel modo in cui raccontava Thurston Begg, colgo la bellezza di una letteratura, di una poesia che certamente ha una capacità di immagini ricca come io non credevo, alcuni frammenti del dramma, tante cose mi arricchiscono, ma arricchiscono uno sguardo, non lo sostituisco. In questo devo dire, all'opposto, è il motivo per il quale considero, ma adesso vedo che finalmente tutti lo cominciano a dire, prima sai, Orientalismo di Said, un libro assolutamente trascurabile. Cioè, se è un libro di militanza politica va benissimo, ma se deve servire a capire qualcosa di quello di cui parla, quel libro è al 90% inservibile. Proprio perché pretende di usare lo sguardo dell'altro, cioè tu non puoi leggere, allora, tu puoi leggere da palestinese, Balzac, Victor Hugo, puoi fare quello che vuoi, va bene, come io posso fare quello che faccio, però non puoi immaginare di dirci che sono Balzac e Hugo a noi. Perché noi quando leggiamo Balzac e Hugo ci vediamo 100 volte quello che lui o lo vede, e siccome sta facendo una battaglia politica fa finta di non vederlo, o più probabilmente, secondo me, non l'ha mai visto. Sono stato chiaro? Benissimo, devo solo ringraziare naturalmente e ricordare questo appuntamento di dopodomani, quindi non domani. Quindi io sarò qui alle 4 di giovedì per durare anche qui quelle 2 ore abbondanti. Giovedì 18, sì. Quando ci incontriamo e che consentiranno opportune, come dire, calibrature della mia esposizione, di avere una piccola pausa tra il terzo, e il quarto che invece è dedicato alla giuria. E se ce la facciamo ci mettiamo pure i piccioni di mostri. Che è una storia carina, però. Cioè. Vabbè, grazie.